cena di gala che conclude la seconda edizione di Ori dello Sport. Una seconda edizione che ha superato le previsioni per quanto riguarda l'interesse, la partecipazione del pubblico, l'attenzione dei media, e che vorremmo cogliere l'occasione questa sera di festeggiare con voi. Perché lo sport nel Vicentino ha raggiunto anche quest'anno dei risultati straordinari in tante discipline, a partire da Vicenza, ma muovendosi poi in altre realtà, con campioni, titoli nazionali e internazionali che rendono questa manifestazione Ori dello Sport ancora più significativa. Il motore primo, anche se lei parla sempre della sua squadra e sicuramente la sua squadra le dà un supporto straordinario, è il sindaco di Roana, Elisabetta Magnavosco. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Sono contenta di avere al tavolo i colleghi amministratori, tutti gli amici, tutti gli appassionati, i genitori, tutti i rappresentanti delle varie istituzioni che insieme a noi hanno voluto andare oltre ogni limite con questo evento, con questa manifestazione. Ma il successo che è stato raggiunto per noi è stato quello che ci siamo imposti sin dall'inizio, ovvero sia quello di trasmettere i valori, di far sì che tutto quello che abbiamo fatto valere come discipline sia stato assorbito, sia stato vissuto, sia stato quindi gestito al meglio, e questo l'abbiamo riscontrato in un modo semplice. Quali? Dai ragazzi. L'apertura ha visto 200 ragazzi di tutte le associazioni altopianesi, quindi non solo le associazioni del nostro comune, ma di tutto il territorio, e questo è un successo non indifferente, laddove per anni erano stati dimenticati. Mi ha colpito molto, tra tutte le frasi raccolte, quella di una ragazzina a nuoto, quando c'era Beggiato, che quindi ha fatto, diciamo, delle esibizioni con loro, è rimasto con loro. E proprio lì una ragazzina di 12-13 anni mi ha detto: "Sindaco, ti voglio dire una cosa, grazie". Gli ho detto: "Ma grazie a te, grazie a voi che avete partecipato, e abbiamo costruito una squadra insieme, anche con le organizzatrici, con tutti noi, con gli sponsor, insieme a tutti". Lei mi ha detto: "No, sono io che ringrazio te e ringrazio la tua squadra, la tua amministrazione". Dico: "Perché?". "Perché finalmente qualcuno ci ha notato". Gli ho detto: "Ma da quant'è che fai sport?". "Da quando avevo 6 anni. Bene, per me questa è stata una frase che mi ha riempito il cuore, perché questa ragazzina rappresentava una realtà dell'Altopiano che era un po' in sordina, nonostante magari le varie associazioni avessero messo un grande impegno singolarmente, non si era mai riusciti a creare quell'intento di unione, quindi andare oltre il limite, andando quindi a vincere non solo le barriere. Noi abbiamo vinto le barriere dal punto di vista architettonico per come si è potuto, e però abbiamo vinto una barriera più importante, che è stata quella di essere tutti insieme, tutti noi, con i ragazzi, e con il territorio, con i comuni. Infatti ringrazio anche gli amici sindaci che sono venuti qui, e creare e continuare a camminare verso un limite superiore, che è quello di non vedere mai la diversità, ma viaggiare verso un intento tutti insieme. Quindi grazie a tutti voi, e volevo dirvi che io vi aspetto anche però per l'edizione prossima, cioè la terza edizione, il prossimo anno. Magari per problemi amministrativi potremo anche decidere di anticiparla, no? E tremavamo a quest'idea, perché abbiamo detto: visto il periodo probabile di elezioni, come facciamo poi a organizzare tutto magari in 15 giorni? Ma ci organizzeremo. Io vorrei ringraziare anche la Regione, che è presente questa sera con la consigliera Chiara Luisetto. Prima ho parlato di provincia di Vicenza, ma sicuramente questo discorso va esteso un po' a tutta la Regione. Tra i vari motori che rappresentano il Veneto c'è anche quello dello sport, fucina di campioni, di grandi squadre, sempre protagonisti in tutte le discipline. E quindi io quello che mi sento di dirvi è che, parlando con le associazioni, con gli atleti, con i genitori degli atleti, loro non chiedono tanto, chiedono il supporto delle istituzioni per continuare a far crescere i loro ragazzi secondo principi sani. Buonasera a tutte e a tutti. Arrivo all'essere consigliere regionale giusto da 15 giorni, da quando
Giacomo fosse mai diventato sindaco di Vicenza. E raccolgo, intanto ringrazio tantissimo il sindaco, il vice sindaco, l'amministrazione di Roana, ma raccolgo questo spunto per dire che quando si parla di eccellenze del nostro territorio, del Veneto e della nostra provincia, lo sport è e deve essere in cima alla lista. Ma al netto dei grandi successi, delle numerose vittorie individuali o di squadra che il nostro territorio ci consegna continuamente, il tema dello sport giovanile e del far crescere in un senso di benessere pieno i ragazzi credo sia la spinta maggiore. Quando guardiamo i nostri territori, quello che unisce le famiglie, le comunità, dovrebbe essere di solito è lo sport, perché esci di casa, porti a fare sport, condividi con le altre famiglie. Però molto spesso per un'amministrazione credo invece sia molto difficile far dialogare tante realtà sportive diverse. Quindi credo sia un impegno che la Regione si deve assolutamente prendere con molta umiltà e anche molto rispetto di quello che i territori fanno, ma anche nella consapevolezza che se non si riparte da qua e non si vede quel bisogno di quella ragazzina di 12 anni essere vista, essere notata per lo sforzo e la fatica che fa, è un bisogno credo che abbiamo un po' tutti, quello di essere visti nei nostri ruoli. Ripartire da qua e dall'eccellenza che un territorio può portare credo possa essere una carta vincente. Grazie quindi al Comune di Roana e a tutti voi e voi qui presenti. Sono qui prima di tutto per dare un messaggio, nel senso che, lo ricordava Chiara prima, da qualche settimana ho l'onore di essere il sindaco della città di Vicenza e quindi il fatto di essere qui vuole proprio dare un messaggio, cioè di come l'altopiano e lo sport unisca la città, il capoluogo, con il territorio. L'altopiano è patria di tantissimi grandi sportivi e per tanti di noi, per tanti che vengono dalla pianura, è anche da sempre un luogo di sport, cioè per noi è collegato da sempre a tantissime attività sportive che qui si possono praticare, evidentemente in pianura no. Per cui il fatto di costruire un legame forte tra i nostri territori, che passa per progettualità comuni, che passa anche per ragionamenti comuni e relazioni comuni con la Regione nella promozione dello sport, mi è piaciuto molto il ragionamento di prima che unisce le eccellenze sportive ma con la pratica sportiva, che sono due piani distinti ma che si toccano. Il fatto di poterci ragionare insieme, che la città, che tante volte magari sembra distante, ma invece ragioni in maniera diretta con l'altopiano, con cui io ho un rapporto particolare da sempre, è fondamentale, perché la pianura non esiste senza la montagna e ogni tanto se lo deve ricordare, e quindi dialogare sempre e farlo anche tramite lo sport, tramite la pratica sportiva, è uno degli strumenti più forti e più efficaci che ci siano. E quindi insomma sono contento di essere qui, ringrazio ancora per l'invito e faccio anche i complimenti, perché organizzare iniziative come questa è difficilissimo, è difficile per tutte le realtà amministrative. Il fatto che l'altopiano sia stato in grado, Roana prima di tutto, di mettere in campo un'attività come questa dà il senso dell'impegno di questa amministrazione, per cui complimenti e ci vediamo alla terza edizione. Grazie, grazie sindaco. Vorrei dare il microfono a Walter Orsi, che è sindaco di Schio. E cosa significa, non tanto come manifestazioni che magari conosciamo bene eccetera, ma cosa significa portarsi la responsabilità di essere città europea dello sport e quanto siete riusciti a trasmettere questi messaggi alla popolazione? Il titolo di città europea dello sport ci è stato assegnato da ACES, che non è il CONI. Il CONI normalmente premia le parti l'impiantistica oppure l'agonismo a tutti gli effetti. ACES invece, oltre a dare una valutazione sugli impianti, valuta in modo particolare i progetti che arrivano dentro, che si svolgono all'interno degli impianti. E noi abbiamo puntato molto, per arrivare a questo titolo, al vero senso dello sport, cioè cercare di usare come punti di riferimento i grandi campioni, per far capire che lo sport è in modo particolarmente deve essere inclusivo, cioè deve dare la possibilità a tutti di poter esprimersi
facendo emergere le vere potenzialità delle persone, a prescindere dal fatto che questi siano normodotati o diversamente dotati. Come diceva il sindaco, abbiamo inteso l'anno europeo dello sport a Schio, l'anno dello sport per tutti. Riuscire a riempire con il Baschini il palasport di Schio è stata un'emozione per tutti, nessuno ci credeva. E proprio la settimana scorsa vedere Antonio Bodini premiato con il premio Reverberi, un premio degli Oscar del basket, consegnato proprio per il tema basket e solidarietà, insieme tra l'altro consegnato anche alla nostra giocatrice Jasmine Kiss come migliore giocatrice italiana 2023, è stata, credete, un'emozione incredibile vedere quest'uomo che ha concepito uno sport così lungimirante essere tra l'altro appunto pochi giorni prima a Schio in una manifestazione che ci ha veramente elevato alla massima potenza. Quindi lo sport riesce sempre a darci messaggi incredibili, sempre vive lo sport, quindi grazie. Grazie Aldo, grazie sindaco. Questa iniziativa ci vede anche protagonisti in un certo qual modo, perché abbiamo visto anche le nostre associazioni avvicendarsi, certo, e parteciparsi. Certo. E credo che eventi come questo tipo, di questo tipo, devono essere valorizzati, devono essere sostenuti, così come anche l'azione che l'amministrazione comunale di Roana sta portando avanti da tempo, e noi dialoghiamo molto con Roana ed è uno dei comuni con i quali ci confrontiamo spesso anche per problematiche di tipo comprensoriale, e questa proficua collaborazione va oltre lo sport in una chiave sinergica che possa servire a tutto il nostro territorio. Mi fa piacere questa sera vedere qui tra noi anche il sindaco di Enego, il sindaco di Foggia, altri amministratori, l'assessore allo sport di Asiago, Franco Sella, che ricordo che nel 2015 ci portò a Bruxelles perché fummo uno dei primi comuni di tutto il Veneto ad ottenere l'intitolazione di Asiago città europea dello sport. Certo. E quindi l'investimento continuo in infrastrutture, in dotazioni sportive è certamente importante proprio per la crescita dei nostri atleti, ma anche per poter garantire un minore investimento, come diceva il sindaco di Schio, nel sociale, perché più investi nello sport, meno investi nel recupero. Sociale, nella sanità, in tanti aspetti. Esattamente, nel recupero, certo, dei nostri giovani. Quindi complimenti a Roana per questa iniziativa che mi auguro possa essere ripetuta anche nei prossimi anni. Ce l'ho avanti, grazie sindaco.